del cinema e del teatro, del cinema muto e del teatro dei primi del Novecento italiani, che erano la dimostrazione che è una cosa che si tratta le ma io sono molto cosciente dall'attività molto spinta, infatti è una cosa che cerco sempre di mettere anche in quello che scrivo. Altri personaggi della storia in questo momento non mi vengono in mente, magari mi viene in mente un personaggio dei cinesi, poi il poverino, perché io sono un disastro. Quali caratteristiche e peculiarità del tuo carattere ci sono in Caterina e Arsinia e nel tuo personaggio? Io molte del mio carattere